bentornato, benvenuto a questo appuntamento quasi quotidiano, caro osservatore del cielo. In questo video vedremo brevemente cosa vuol dire che l'asteroide che si sta avvicinando alla Terra è potenzialmente pericoloso. Oggi è giovedì 23 aprile 2020, quarto giorno della 17esima settimana, 114esimo giorno dell'anno, giorno giuliano modificato 58.962. Il Sole nell'Ariete è transitato al meridiano alle 13.12 e andrà a riposare alle 20.09 dopo 13 ore e 54 minuti di lucenti fatiche. La Luna crescente oggi si trova nella costellazione dell'Ariete ed esattamente alle 4.25 di stamattina era nella fase di Luna nuova. Il nostro satellite è passato al meridiano alle 13.34, illuminato allo 0,3% e tramonterà una mezz'oretta dopo il Sole alle 20.32. Il tramonto di questo giorno, oramai al termine, in direzione ovest ci regala Venere, ancora nel suo massimo splendore, mentre entra nell'esagono invernale, attraversando il confine di questo asterismo delimitato da Aldebaran nel Toro e Capella nell'Auriga. Sempre tre quarti d'ora, un'ora dopo il tramonto del Sole, verso sud-ovest, bassa sull'orizzonte nel Cane Maggiore, brilla Spica. Poco sopra, a mezzo cielo, c'è Procione, nella costellazione del Cane Minore. Regolo, nel Leone, si trova bella alta nel firmamento, quasi in direzione sud. Sotto di lei si estende in tutta la sua lunghezza la costellazione dell'Idra, con la stella più brillante di questa porzione di cielo, chiamata Alfard. Volgendo lo sguardo a sud-est, bassa sull'orizzonte c'è Spica, nella costellazione della Vergine, e infine a est vedremo la splendente Arturo. Oggi la notte astronomica comincerà alle 22 esatte e con il buio che cala sulle nostre città cerchiamo di fare un po' di luce su qualcosa che ci fa paura. Perché 1998 OR2 è definito un asteroide potenzialmente pericoloso e davvero colpirà la Terra? Innanzitutto c'è da chiarire che il Sistema Solare è formato dal Sole e dagli otto pianeti, ma milioni se non addirittura miliardi di piccoli corpi lo popolano. I pianeti nani, le comete e gli asteroidi sono solo alcuni di essi. Gli asteroidi popolano regioni particolari del Sistema Solare, come la fascia degli asteroidi tra Marte e Giove. Oppure due zone dell'orbita di Giove, nel qual caso prendono il nome di troiani. Ma ci sono alcuni di loro che abitano nella zona interna del Sistema Solare e si avvicinano alla Terra e vengono chiamati NEA, Near Earth Asteroid. Noi ci concentreremo su questi ultimi. Senza entrare troppo nei dettagli, i NEA hanno un'orbita che lambisce quella del nostro pianeta, lambisce in termini astronomici, perché comunque le distanze sono di milioni di chilometri. Un asteroide, ruotando anche lui attorno al Sole, viene classificato come NEA se la sua minima distanza dal Sole è inferiore a 190 milioni di chilometri. La Terra ha una distanza dal Sole di circa 149 milioni di chilometri, per avere un'idea. A seconda dell'orbita dell'asteroide sono state identificate quattro classi di NEA, che vedete in questo screenshot della pagina del Centro per lo Studio degli Oggetti Vicino alla Terra della NASA. Diciamola più chiaramente, questi sono gli osservati speciali, ma non tutti sono considerati potenzialmente pericolosi. Secondo le attuali convenzioni, quelli classificati come pericolosi si devono avvicinare alla Terra a meno del 5% della distanza Terra-Sole, meno di 20 volte la distanza Terra-Luna, per avere un'idea, e devono essere più grandi di 140 metri. Sopra tale dimensione, l'asteroide produrrebbe devastazioni importanti per l'umanità intera o una parte significativa di essa. Gli asteroidi ad alto rischio di impatto nei prossimi 100 anni ed identificati fino ad ora sono circa una ventina. Ma perché un asteroide che ha la sua orbita attorno al Sole dovrebbe colpire la Terra? La questione è la seguente: se loro se ne rimanessero lungo le loro orbite per lungo tempo, beh, non ci sarebbero problemi. Invece sono suscettibili a qualsiasi turbamento, tipo l'influenza gravitazionale di un pianeta come Giove, anche se distante. La Terra stessa li perturba quando passa vicino a loro. Basta poco per cambiare la loro orbita e basta che la loro orbita cambi di poco perché possano finire sulla Terra, oppure allontanarsi. L'asteroide che cattura l'attenzione in questi giorni, 1998 OR2, è classificato come NEA e potenzialmente pericoloso, perché arriverà a una distanza minima da noi di poco più di 6 milioni di chilometri e il suo diametro è stimato dagli 1,8 ai 4,1 chilometri.
Questo però non vuol dire che cadrà sulla Terra, almeno per ora, tanto che non è nemmeno nella lista degli asteroidi ad alto rischio di impatto. Allora, cosa vuol dire che è potenzialmente pericoloso? Vuol dire semplicemente che dobbiamo fare attenzione a come si muoverà nel Sistema Solare, perché le perturbazioni che subisce potrebbero modificare la sua orbita e portarlo in rotta di collisione verso la Terra. La nozze astronomica finirà alle 4:24. Tra le prime e fioche luci del crepuscolo e del mattino ci fanno compagnia i tre pianeti esterni all'orbita della Terra e visibili a occhio nudo. Marte e Saturno sono nella costellazione del Capricorno, mentre Giove in quella del Sagittario. Partendo dai tre astri erranti e alzando lo sguardo verso l'alto, a metà altezza tra l'orizzonte e lo zenith, vediamo la luminosa Altair, la stella più brillante della costellazione dell'Aquila. A fianco c'è una piccola e poco nota costellazione, è quella del Delfino, che avremo modo di vedere meglio quest'estate alla sera. Domattina il sole tramonterà alle 6:15, la luna nella fase crescente invece seguirà la nostra stella sotto l'orizzonte alle 7:11. Io sono Luca, vi ringrazio per aver guardato questo video, se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale. E come sempre vi auguro buonanotte e buone stelle!